Carissimi MTIers, oggi una puntatona estiva super speciale per voi amanti di Bud Spencer e Terence Hill, una coppia cinematografica che ha fatto la storia del cinema nel mondo. Andiamo a scoprire come vederli per l'ennesima volta. Sono da poco passati 5 anni dalla morte di Carlo Pedersoli e ci tenevo a fare questo video perché ho sempre considerato entrambi, Pedersoli e Girotti, una specie di maestri della mia vita, visto l'impegno nell'incarnare valori positivi. Prendete quindi questo video come un tributo a questa coppia che dal 67 al 94 ha girato assieme ben 16 film. In realtà, escludendo Botte di Natale del 94, hanno girato una media di quasi un film all'anno dall'inizio della loro attività. Le loro scazzottate hanno colpito le menti di tantissimi ragazzi e non, in luoghi come il centro e il sud America, la Germania e pure gli USA. In Germania è disponibile addirittura un cofanetto in Blu-ray con tutta la loro filmografia, cosa che da noi non è mai uscita e che se uscisse comprerei all'istante, come fece addirittura per il loro videogioco Slap and Beans, a cui mesi fa mi avete pure visto giocare. Ma ora basta con l'antefatto e partiamo dai film che devono assolutamente essere visti e rivisti, e dove trovarli. Parto immediatamente dal loro film migliore, ma che dico perfetto, lo chiamavano Trinità, è il film che li ha consacrati assieme al genere spaghetti western, con cui l'Italia ha innovato il genere. Lo potete trovare sulle piattaforme di Disney Plus e Mediaset Infinity, ma tratta della storia di Trinità e Bambino, due truffatori e ladri di bestiame del vecchio West, che diventano sceriffi di una cittadina e si mettono contro il tiranno del luogo. Un film, come dicevo, perfetto per il bilanciamento di scazzottate, scene comiche e l'incredibile affiatamento tra i due attori, oltre che una fotografia, scenografia e regia azzeccata che l'ha reso un cult anche per Tarantino, che in più film l'ha citato con musiche e scene. Che altro dire per un film di poco più di 50 anni se non guardatelo e riguardatelo. Se Trinità è stata la consacrazione, con il seguito continuavano a chiamarlo Trinità, sia la conferma assoluta della coppia e del genere. I nostri Trinità e Bambino ritornano per salvare un gruppo di frati usati dal signorotto locale per smerciare le sue armi di contrabbando. Anche questo lo trovate su Disney Plus e Mediaset Infinity. Inutile che vi narri la bellezza delle scene in cui fanno a botte, perché non si parla di combattimenti, ma di risse da bar. Poi ci sono i loro fantastici modi comici, ma naturali, e infine il fatto che partono sempre per fregare e rubare e si ritrovano a salvare il più debole senza nulla in cambio. Anche questo perfetto e assolutamente da vedere. Cambio di genere, si passa al Sud America con Più forte ragazzi, in cui i nostri due avviatori decidono di inscenare una frode assicurativa, ma schiantandosi nella giungla amazzonica vengono a scoprire una comunità di cercatori d'oro schiavizzata. Inutile che vi dica come va a finire, sicuramente una perdita di qualità rispetto ai precedenti due, ma c'è anche di mezzo il cambio di regia, con Colizzi che probabilmente era più abituato ai western, in cui li aveva già diretti precedentemente a Trinità. Altro fantastico film per me è Poggi l'altra guancia, in cui Bud e Terence impersonano due padri missionari che si occupano di evangelizzare un gruppo di aborigeni in America centrale. Andando in città a vendere i prodotti di questi ultimi, notano che il marchese Gonzaga sta alterando i prezzi per guadagnarci troppo. Qui forse le scazzottate sono le migliori, ma recuperatelo su Rai Play e ditemi che ne pensate voi. Una pellicola che riguardo sempre con piacere, anche se forse non è tra le loro migliori. Faccio un salto in avanti nel tempo con Chi trova un amico trova un tesoro, pellicola del 1981 che li riporta nell'avventura con scene comiche e assurde, eppure un giapponese che pensa che la guerra non sia ancora finita, disponibile su Disney e Mediaset. È nella mia lista di preferenze, subito sotto i due Trinità, al pari di uno che di cui vi parlerò tra poco. La ricerca del tesoro, l'essere nemici amici, le scazzottate contro il pirata che sembrano usciti da quell'errato immaginario gay che si viveva all'epoca, ne rendono imprescindibile la visione.
Ecco finalmente uno spy movie nati con la camicia in cui Bud e Terence danno veramente il loro meglio. Due sconosciuti che si imbattono in una serie di scambi ed equivoci che li portano a sgominare un complotto internazionale. Si rivela essere estremamente divertente, pieno di stereotipi del genere presi in giro. I gadget tecnologici sulla macchina poi sono fantastici. Ho tenuto un film del 74 in fondo a questa lista perché altrimenti ci arrabbiamo, è uno dei loro film più iconici che metto sul gradino più basso del mio podio personale, a pari merito con quello che vi dicevo prima. Una pellicola indimenticabile per la gara di birre e salsicce, la Dune Buggy, e che tutti noi bramiamo da allora, sebbene mezzo assolutamente inutile, e poi c'è anche l'incredibile coro dei pompieri che va nell'Olimpo dell'improvvisazione di Bud, un film di cui si vuole addirittura fare un remake, ma di cui non se ne sente assolutamente il bisogno e che anzi si sa già in partenza sarà una schifezza, perché modificheranno trama e sono sicuro rifaranno scene iconiche senza quello smalto di affiatamento e improvvisazione di Bud Spencer e Terence Hill. Fermatevi, siete ancora in tempo, vi supplico. Dopo le mie suppliche da fan che saranno inascoltate, vi dico dove recuperare anche gli altri film di questo duo, che ripeto andrebbero visti tutti e da tutti. Pari e dispari, Io sto con gli ippopotami, Non c'è due senza quattro e Miami Super Cops li trovate su Disney e Mediaset Infinity. I due superpiedi quasi piatti solo su Mediaset Infinity. Poi passo ai classici western pre-Trinità, come I quattro dell'Ave Maria, disponibili su Rai Play, e La collina degli stivali, che si può vedere gratuitamente su Chili. Infine quelli che lo streaming non è riuscito a recuperare, come il primo in assoluto da protagonisti, Dio perdona, Io no, e l'ultimo, Botte di Natale. Dovrei citare pure Il corsaro nero del 71 a pagamento su Chili, dove compaiono assieme ma non sono protagonisti, eppure Annibale del 59 su Rai Play, che è il loro primo film in cui entrambi compaiono ma in scene separate tra loro. In conclusione, Carlo Pedersoli e Mario Girotti hanno avuto ottime carriere da attori anche singolarmente, magari ne dedicherò un video apposta, ma insieme sono entrati nella storia del cinema e hanno plasmato le menti di intere generazioni di giovani e spero lo faranno per tanto altro tempo in futuro. Vi ricordo di mettere mi piace al video, di iscrivervi al canale attivando la campanellina per rimanere aggiornati sulle novità in uscita. Vi ringrazio ancora per i vostri commenti di supporto che aumentano e vuole dire tanto per me. Per questa settimana credo che sia l'unico video, perché sto preparando i miei due interventi in Eurocon la prossima settimana e un video di trasciume da guardare in questa torrida estate scollegando del tutto il cervello. Ci si vede in Eurocon se venite, o al prossimo video allora. Ciao!